continuare a fare questa comunicazione incisiva e bene, di fregarci. Grazie, grazie. Grazie mille, grazie. Non si preoccupi di niente. Non pensa? No, non pensa. L'attestato e poi il nostro. C'è anche una spilla. L'Associazione Italiana Sommelier è la piattaforma di Libero, due realtà di comunicazione significative nei rispettivi campi che iniziano un percorso assieme nel segno del vino italiano. È questo il senso del conferimento a Maurizio Belpietro, direttore della testata milanese e conduttore della telefonata su Canale 5, dell'attestato di sommelier onorario dell'Associazione dei Taste Vin Italiani. Può essere un riferimento utile, può essere uno strumento anche per raccontare non soltanto il vino, ma molte delle battaglie che Libero fa su argomenti che sono di natura politica ma anche economica. E siccome io penso che il vino, la produzione vinicola sia importante non soltanto per il gusto, non soltanto per il vivere bene come si diceva prima, ma anche dal punto di vista imprenditoriale, credo che si possano raccontare tante cose, si possono promuovere tante cose insieme. Abbiamo molto apprezzato l'impegno del dottor Maurizio Belpietro nel voler collocare tutti i suoi mezzi di comunicazione, dal quotidiano al sito web collegato, in un ambito non contestualizzato in un'area specifica. Tutto questo rientra anche nelle finalità dell'associazione, quindi è un'associazione desiderosa di comunicare efficacemente tutte le eccellenze del nostro paese, come in effetti il dottor Belpietro sta facendo attraverso il suo lavoro. Una giornata in cantina tra calici e botti che è stata anche un tuffo nei ricordi bresciani di Belpietro, tra antiche amicizie sulle sponde di quel mare padano che è il lago di Garda. Il direttore Belpietro è un uomo di grande garbo, è un uomo di grande sensibilità e sa guardare al futuro non nascondendo il suo passato, anzi dando valore al suo passato, come del resto facciamo noi in campagna. I nostri vini sono fatti di futuro ma anche e soprattutto di tradizione che non devono essere mai dimenticate. Oltre ai vertici nazionali dell'Associazione Italiana Sommelier, anche l'AIS Lombardia con la delegazione bresciana ha voluto brindare al nuovo socio AIS. Sì, è stata una giornata molto bella avere la possibilità di dare questo riconoscimento del sommelier onorario al dottor Belpietro proprio in questa sua terra, in questa area anche lombarda, dove sicuramente si producono vini di grande qualità. Oggi in questa azienda poi Costa Ripa abbiamo avuto la possibilità di conoscere sempre meglio anche prodotti del territorio meravigliosi. Orgoglio lombardo, orgoglio bresciano, beh, io mi ricordo quando moltissimi anni fa l'Europa, guarda caso ritorna sempre l'Europa nelle vicende italiane, proibì sostanzialmente di usare la famosa dizione metodo Champenois, metodo, quindi fu cancellato. Poi da quella decisione, che sembrava disastrosa per l'industria vinicola, in particolare quella lombarda, della Franciacorta e del Pavese, e anche per l'industria trentina, poi alla fine ne sono nate delle eccellenze, ne sono nati dei marchi, Franciacorta tra questi, quindi insomma mi sembra tutto molto positivo. Il sito del quotidiano Libero ha conosciuto un vero boom, 1.600.000 pagine, 500.000 visitatori unici al giorno. È questa la realtà comunicativa che incontra l'Associazione Italiana Sommelier. Il quotidiano Libero sta allargando in questo modo esponenzialmente la platea dei lettori tradizionali. Un abbinamento interessante quello tra l'AIS e Libero, che lascia intravedere prospettive di comunicazione nuove.